vinto il premio, dei nostri soci che sono stati sempre affezionati a noi e sono in zona non Frosinone, la signora è di Frosinone, mentre il primo premio è andato a Cassino con il caro Nicandro Rossi e Gianluca Salone per due premi. Un terzo premio e un premio di consolazione successivo, un altro buono anno. Dicevo, sono particolarmente orgoglioso anche di questa conclusione, è stata una festa bellissima per chi ha partecipato, ha potuto godersela veramente, mi dispiace per quelli che si sono prenotati ma poi all'ultimo momento non sono potuti venire, sono stati comunque tutti entusiasti di questa festa, è stata un qualcosa di meraviglioso. Dal momento culturale iniziale il convegno al momento conclusivo il conviviale e poi la festa musicale con il grande Albano, qualcosa di veramente interessante che ci è stata invidiata da tanti, ma 30 anni andavano comunque festeggiati in questo modo per una banca che quando è nata 30 anni fa, ma non voglio dilungarmi, quando è nata 30 anni fa forse qualcuno pensava non ce n'è bisogno. Invece c'era bisogno di una vera banca locale, una banca che era completamente a disposizione non soltanto dei soci ma di tutto il territorio e che doveva comunque nel territorio adoperarsi perché si potesse essere impegnati nella cultura. Noi allora siamo stati la prima fabbrica della cultura perché fino allora non c'era stata la possibilità di vedere altri eventi, così come nello sport. Noi siamo stati precursori delle sponsorizzazioni sportive e siamo contenti e orgogliosi perché oggi vediamo che anche altri istituti vanno a sponsorizzare, a far crescere i ragazzi nello sport. Noi l'orgoglio maggiore è quello che abbiamo lavorato per il territorio, ma abbiamo lavorato soprattutto anche per far vedere agli altri e soprattutto anche alle altre banche come si fa la banca del territorio.